E con già la musica di sottofondo, perché se potete sentire c'è la ninna-nanna di Dante che sta dormendo. Buongiorno mie amate pussole, oggi è un video molto speciale perché a grandissima richiesta arriva Marika, l'ultima protagonista di 16 anni incinta. Abbiamo visto una puntata bellissima. Mi avete chiesto di contattarla per farle un'intervista, così l'ho fatta e adesso andiamo a chiamarla e a conoscerla. Ed eccola, anzi, eccole qui con noi. Ciao! Ciao! Ma io non me l'aspettavo che lei Ciao! fosse così grande, però. Perché avevo dei puntini Sì, qua? è Aiuto, diventato ok. È gigante. grandissima! Ma tu come ti chiami? Me lo dici un po'? Poi io giù un attimo, dimmi come ti chiami? Come ti chiami? Asciulalla. Eh sì, qua è Asciulalla? spagnolese. Che bel nome che hai, Asciulalla! Ah, Come ti chiami? non ti chiami Asciulalla? Non vuoi dirlo? Sei Non vuoi dire come ti vergognosa? chiami? Stai Sì. bevendo il tuo lattuccio? Allora, eccoci. Ciao, non mi aspettavo che fosse anche la piccolina. Ciao piccolina, ormai sei grande, non sei più piccolina. Eh? Quanti anni hai? Me lo fai vedere con le mani quanti anni hai? Ne hai così? Così. Ne hai così. E l'anno prossimo ne fai così? Sì, Oh, che brava, brava! vedi? Invece il mio bambino ne ha così, però l'ho mandato all'asilo così io potevo lavorare. Come stai? Prima di farti le domande, come stai? Stai bene? Sei Sì, uguale, eh? Sei uguale al video, tutto non bene. sei ancora diventata grande. Beh, effettivamente parliamo di quanto? 3 anni fa, non più di 3 anni fa. Sì. Non so ancora parlarlo io il bambinese. No. Vabbè, lo imparerò. Per ora so parlare solo il frignolese. Tutto il giorno noi parliamo il frignolese. Grande richiesta? Sei arrivata, ti hanno chiesta tutti, sei stata tipo l'episodio che più è piaciuto alle persone, anzi, come siamo detti io te, probabilmente gli autori per me vi avranno odiati perché era tutto troppo perfetto e come sapete io vi racconto sempre che quando vedete questo programma, questi programmi, non è sempre tutto vero, bisogna un po' esagerare perché bisogna fare dei contenuti. La sua puntata era tutta perfetta, quindi mi immagino gli autori e i cameraman che ne riprendevano dicevano ok, tutto bene. E quindi tutto bene, quindi poi ci racconterai anche questo. Allora, io Marika ho preso delle domande che ci hanno fatto i ragazzi e tu, se vorrai, mi risponderai che cosa ne pensi, cosa non ne pensi. Ci sono domande di ogni tipo, quindi magari c'è qualcuna che non vorrai rispondermi, non abbiamo nessun problema, e le altre vedrai tu. Le prendo un po' a caso. La prima è importantissima che faccio sempre a tutto. Tu sei rimasta incinta a che età? 17 anni. 17 anni, quindi la prima domanda che mi fanno è: hai subito pensato di tenerla bambina o di abortire? Ho subito pensato di tenerla, ma perché è una roba mia. Cioè, non mai avresti immaginato di abortire, a prescindere anche se il papà non avesse voluto Sì, riconoscerla? esatto. No, a tutti i costi l'avrei tenuta, ma perché è proprio una roba mia. Sì, Cioè, io mi faceva la vedo come stare. te, sono uguale a te, nel senso che se mi fosse L'idea mi faceva successo. stare troppo, troppo, troppo male e non mi sarei sentita in colpa poi per tutta la vita. Ok, io la vedo come te. A meno che, vabbè, poi io dico sempre, poi scopro che è un figlio malato, non compatibile con la vita, però non riuscirei ad abortire mai, mai, nemmeno a 15 anni, 16 anni, 17 anni. Andiamo avanti. Questo sono molto curiosa. Nella puntata hai dovuto recitare ogni tanto o è stato proprio tutto come vi sentivate? Oppure vi hanno chiesto, io ho fatto un reality, molto spesso ci chiedevano di punzecchiarci piuttosto che. Tu hai dovuto recitare qualcosa o niente? No, allora, le scene dove mi arrabbio, così e là, sono Ma tutte spontanee. quando? No, vabbè, tipo Quando ti anche con sei. mio fratello. Ah, ok, E quelli erano gli ormoni che partivano. vabbè. Vabbè, ci sta. Alcune scene ovviamente sono un po' recitate, Cioè, cioè non poteva immagino. essere tutto così liscio, tutto così Immagino anche l'autore perfetto. che ti dica adesso andiamo a fare il picnic, magari ve l'hanno suggerito loro. È Esatto. quello, raga, che cerco sempre di spiegarvi. Loro devono portare a casa il contenuto. Anche io ho fatto l'esempio, poi non so se nel caso vostro, la vostra lettera. Per me sono stati gli autori a dire Sì, fatevi sì, una sì. lettera e leggetela.
però sì, 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 sono stati loro e ci hanno chiesto di fare una lettera. Quanto sono forte! Sono fortissima. Così, dai, facciamo una cosa carina. È stato molto bello, infatti è stato un bellissimo momento, sono stati bravi. È una cosa che hai ancora? La stai tenendo? Sì, 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 sì. Bellissimo, bellissimo. Mamma! 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 Cosa? Qua. Lì. Che c'è lì? Allora, questo per me è importante. Rifaresti un figlio a 16 anni? Allora aspetta, facciamo una cosa, non che rimani incinta senza volerlo, cioè hai capito la mia domanda? Lo rifaresti? No, a 16 anni no. Ragazzi, aprite le orecchie, perché molto spesso, specialmente nella sua puntata, voi vedete che è tutto bellissimo, ma a 16 anni ci sono degli step nella vita. Un figlio a 16 anni, a meno che non capiti perché non siete stati attenti, piuttosto che la vostra pillola non ha funzionato, è un altro momento di vita. Sentite bene lei cosa vi dice. A 16 anni no, perché io, ok, con tutta la maturità che avevo, allora ero pronta ad affrontare ciò che mi aspettava, ma perché semplicemente l'avevo già passato con mio fratello. Ok, ah, è vero. Cioè, quanti anni avete di differenza? Lui ha 11 anni e io, okay, ne ho 20. Come me e mia sorella, anzi forse noi ancora di più, perché ne abbiamo 11 di differenza. E quando mio fratello era piccolo l'ho praticamente cresciuto io, perché mia mamma è caduta in depressione, quindi ero già pronta, sapevo già cosa mi aspettava, ok? Però tra questa è proprio tua, proprio tra tua. Virgolette, però, perché avere un figlio tuo è una roba totalmente diversa, perché per quanto io mi potessi aspettare cosa c'era dietro, mai mi sarei aspettata tutte le complicazioni che sono avvenute dopo, perché nelle puntate sì, tutto bello, tutto quello lì che vuoi, piantini così colà, però tutto quello che c'è dietro poi non si vede. Lo sai tu, esatto. Lo sanno le mamme, lo sanno le famiglie, i genitori. Esatto, quindi se brava, i figli si devono fare, si fanno dopo una certa età, o comunque con una certa maturità e una certa stabilità economica. Non brava, fanno... questo è importante. La stabilità economica, ragazzi, ve lo dico sempre, sì, è importante. Assolutamente. Se la tua bimba dovesse diventare mamma in età giovane come te, tu però come reagiresti? A parte le mani nei capelli, che te le ho già viste. No, allora non reagirei male, perché sono stata la prima a partire. Certo. A partire così, come, quindi come potrei reagire male? Certo. Semplicemente le starei accanto, cercherei di farle capire cosa vuole lei e se vuole veramente fare il grande passo che sta facendo. Cioè, quindi tu saresti disposta, come è giusto che sia, se tua figlia non se la sentisse di tenerlo, per te andrebbe bene? Certo. Giusto, bravissima, anche perché questa cosa per me è importantissima. Sua in fondo. È una scelta sua in fondo. Brava, io come lei dico sempre che non riuscirei mai ad abortire con figlio sano, ma se lo fa qualcuno accanto a me, nonostante magari io abbia sofferto di infertilità, ognuno è libero di fare quello che vuole nella vita e per me è importante sappiate questa cosa. Poi, andiamo avanti. Ciao Marika, anche io sono una mamma super giovane e sono rimasta incinta a 16 anni. Volevo chiederti se te la senti di raccontare come è andato il tuo parto, perché effettivamente io penso che, essendo nata lei nel Covid, è stato un casino. Sì, giusto? Abbastanza. Perché io sono andata in ospedale in quel periodo lì, al Mangiagalli, e mi ricordo che c'erano genitori, papà, che erano 3 giorni che erano nati dei bambini e non l'avevano ancora visto né il bambino né la moglie. Quindi immagino che per te non poteva entrare camera, mamma, ragazzo, cioè era un casino. Esatto. Allora, io ho avuto la fortuna che mi hanno lasciato far entrare Nicola. Perché sennò non si poteva neanche il papà, no. Ce l'ha fatto per il programma, diciamo. No, anche gli altri papà entravano. Ah, ok, quindi l'ospedale. Però se andavo in un altro ospedale, non okay. Lo facevo entrare. Ok, ho capito. Ciao. Aspetta un attimo. Sì, fai. È la cucina che conosciamo noi, tra l'altro. Allora. Aspetta, dove ti hai lasciato la bambina? L'ho lasciata in camera. Ah, ok. Così sta un po' tranquilla. Giusto. Ho avuto la fortuna che appunto hanno fatto entrare Nicola. Ma perché proprio l'ospedale lo permetteva, perché ottimo. Per una visita non me lo facevano entrare.
per le ecografie, cioè lui magari okay. voleva anche entrare, ma loro mi dicevano: no signora, solo lei può entrare. Eh sì, l'hanno fatto entrare quando eri in travaglio attivo. Sì, 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 okay. sì. E conta che le contrazioni mi sono partite le 3 della mattina. Ok. okay. Conta mamma durante fuori. La notte, durante la notte ero lì che soffrivo, il tracciato di controllo, avevo l'ultimo tracciato di controllo quella mattina alle 10. Ok. Quindi mi sono tenuta le contrazioni fino alle 10. Aiuto. Perché ho detto non ha senso andare prima, che tanto dopo devo andare là lo stesso. Certo. Quindi soffro, sto qua, stringo i denti, tanto dopo alle 10 devo andare a fare il tracciato di controllo. Ok. Mi hanno visto, sono arrivata bianca come un fazzoletto, mi fa: hai male? Eh beh. Faccio... Aspetta, ti fermo, paragonami, così a bruciapelo, paragonami quel dolore che stavi sentendo, cosa me lo paragoneresti? Al forte dolore da ciclo, ma quando ti prende proprio... Ma quanto proprio forte? Tantissimo. Perché tantissimo. Io non riesco mai a spiegarlo, ok? È quando praticamente una persona ti entra e ti fa così sull'utero, ok? E te lo strizza proprio... Sì, raga, è un dolore che non si può fortissimo, spiegare. Però siamo tutte fortissimo. Vive, Quindi alle 10 sei andata a fare il monitoraggio, eri bianca. Sì, ero bianchissima, mi hanno fatto le visite. E mi hanno detto, mi hanno guardato e mi hanno detto: signora, la ricoveriamo. Panico, credevo di svenire in quel momento, per fortuna ero ancora stesa sul lettino. Allora ho fatto tutto un giro di telefonate, sono arrivati tutti in ospedale, tutti insomma chi poteva, quindi certo. Nicola, mia mamma, i miei fratelli erano a scuola, non hanno saputo niente finché non sono uscite da scuola. Ma pensa. E... sono stata poi tutto il giorno da sola in ospedale a fare avanti e indietro per la stanza, mai mi sono seduta sul letto perché col dolore. Dolore. Sì, ok. Sì, sì, sì. Io dovevo camminare perché se stavo certo. seduta stavo malissimo, infatti mi sedevo solo per fare i tracciati, ma piangevo dal dolore ogni volta che mi sedevo. Ti credo! Non ho toccato né cibo né acqua né niente per tutta la giornata, sono arrivata alle 7 di sera che mi si erano un attimo tranquillizzate le contrazioni, ero più tranquilla. Quindi acque non rotte? No, mi è arrivata la cena, ho detto dai vado un attimo in bagno, faccio un attimo pipì e dopo vado a cenare. Ero in videochiamata con Nicola perché di solito il pranzo e la cena li facevamo in videochiamata. Ok. No? Perché così non stavo da sola. Certo. Allora vado in bagno, faccio pipì, su quello che esco mi trovo due infermiere lì davanti, faccio ciao, cosa c'è? E loro mi fanno: sei pronta? E io faccio: ma per cosa? Per fare cosa? E loro fanno: dai andiamo in sala parto, ti rompiamo noi il sacco. Ma scusa, eri già dilatata di 4 centimetri? Sì sì. Ah ok. Cioè, era dilatata, tranquilla, di dilatata 5 di... centimetri. E volevi mangiare? Non ho capito, scusami. A no, 4 centimetri mi hanno portato parto. Giù. Allora, mi hanno lasciato il cibo finché non sono tornata su in camera poi. Okay? Quanto ci hai messo? Quindi... quanto è stato questo allora, tempo? Allora, sono scesa alle 7. Ok. E alle 7 mi hanno rotto il sacco. E ora che ho partorito erano... cioè, la Margot è nata alle 11:11. Quindi comunque hai fatto veloce. Cioè, sì. rispetto al mio hai fatto veloce. Sì, per fortuna sì. Ok. Aspetta, spoiler, la cena poi l'hai mangiata? Sì, ah, a okay. luna. Okay. L'ho mangiata a luna di notte, mentre allattavo Margot. Ok. E con l'altra mangiavo. Oh, in pratica siamo stati un'ora giù in sala parto. E poi appena mi hanno portato il... in camera, Nicola è dovuto andare via. Nel tragitto che mi portavano in camera, mia mamma è riuscita a vedere la Margot in corridoio, perché oh, al posto che di bello. Fare il giro interno, mi hanno fatto fare il giro del corridoio. Lei lo sapeva o è stata surprise? No, io non lo sapevo. E lei ero un sì. po' tutta... Che bello, bellissimo. Ero un po' tutta svarionata, un po' tutta fuori, però ho capito che c'era mia mamma e che stava guardando Margot. Bello, questo è molto bello. Dolore del parto da 1-10. Allora io sono stata fortunata, non ho sofferto tanto. Cioè non almeno... mi vuoi dire 10? No, non posso. Perché lei aveva la testa piccola piccola. Hai ragione, quindi non ti sei beccata punti né niente.
Sì, mi sono beccata dei punti. Ah, ecco l'amore che è tornata. Quelli okay. Non me li sono potuta scampare, purtroppo. Dammi solo numero di spinte. 3 per farla uscire. Adesso spengo, vengo lì. 100. 100. Avevo gli occhi fuori dalle orbite. Vengo lì. Brava furba, sei stata brava che non hai fatto soffrire la mamma. Ok, capisco perché non hai detto 10 allora. Quindi dolore da parto? 8,5, 9 dai. Non posso molto dare alto. Un numero così tanto basso okay. Perché ho sofferto. Va bene. Primo consiglio che tu daresti a una mamma giovane? Prenditi cura di te e della tua salute mentale dopo il parto. Brava, questo non solo alle mamme giovani, a tutte in generale, perché è molto importante, cioè quella fa proprio la differenza. Sì. Hai detto una cosa super intelligente. Dopo il parto vai proprio via di testa. Puoi cadere anche in depressione. Perché molti la danno per scontato comunque. Perché ti è uscito un like? Lo vedi anche tu? Non l'hai visto che ti è uscito un like nella... No. Io ho visto che ti partivano i like, boh, non lo so. Perché appunto se non hai un aiuto, anche per quanto piccolo possa essere, vai via di testa. Cioè hai comunque un nuovo mondo, cioè stai scoprendo un nuovo mondo. Hai una e non nuova sei da persona. Sola. E se poi ti ritrovi da sola una certa... Cadi, stai solo raga. Male. Sì. Stai solo male, te la vivi male e la fai vivere male anche agli altri del tuo bambino. Brava, hai detto proprio una cosa bellissima. Ma super bella, brava. Questo, sono molto curiosa, perché hai scelto di partecipare al programma? Cioè, hai chiamato tu, ti hanno chiamato loro? Mi hanno chiamata loro. Ok. Ho voluto partecipare più che altro per curiosità. Ma anche lo conoscevi? Per... No. Cioè no? Sì, conoscevo il programma, sapevo cosa facevano, ma volevo provare, ecco. Ho detto, boh, magari esce una bella roba. Ok, e io aggiungo che non è una domanda, ti sei pentita o ne sei felice? Perché praticamente tutte, a parte forse Alexandra, sono pentite perché ne sono uscite abbastanza male. No, io sono anche abbastanza felice. Ok, ottimo. Per quanto riguarda, è molto stressante avere H24 delle telecamere dentro casa. Tutto il giorno okay. Ce l'avevi? Tutto il giorno? Praticamente sì, non avevamo un attimo di pace, ecco, cioè certo. Solo alcuni giorni, ok? Io di solito sono abituata a prendere e fare quello che voglio, invece in quei casi non potevo. Giustamente, voi vedete una puntata da quanto? Un'ora? Però esatto. Lei ha avuto per giorni persone in casa e poi non solo la videocamera, magari ce ne sono due, poi ci sono degli autori che segnano, perché come funziona la televisione? Funziona che magari Marika a un certo punto dice io ho fatto questo, c'è un autore che scrive Marika 12 minuti e 10 ha fatto questo, perché loro devono segnarsi tutto quello che succede, quindi immaginate avere in casa persone che tutto il giorno vi seguono, non facile. In questo caso erano due ragazze che poi una è dovuta partire perché è stata chiamata dalla regia e quindi è rimasta solo la ragazza con la telecamera. Ok. E dovevamo aiutarla anche noi, poverina, perché era rimasta da sola. Ma come? E quindi... Che bravi che siete stati. Alla mamma è piaciuto girarlo? Sì. Sì, si è divertita? Ottimo, ho visto anche il commento della mamma, molto molto bello, molto carina. Poi mi chiedono se hai avuto un parto naturale o cesareo, ma abbiamo già risposto, naturale. Hai avuto un parto naturale. Ecco, come hai detto a tua mamma di essere incinta? Allora, io e i miei genitori, quando ho detto di essere incinta, l'ho detto a entrambi lo stesso momento, nel senso, io ero a casa di Nicola quel giorno, non ero okay. A casa mia. Ah, non eri a casa tua? No, e ero a casa di Nicola e era un fine settimana. Da quanto lo sapevi? No, l'avevo appena scoperto. Ah, io. Ok, quindi subito, perfetto. Sì. Ma lo sospettavi? Detto, no, sinceramente no, perché ho sempre avuto un ciclo molto irregolare, ok? Ok. Era un periodo in cui un mese mi veniva, un mese no. Ok. Era proprio un salto così. Ormai avevo preso quel giro là, ma a vedere che all'inizio del mese successivo non era ancora arrivato, due bambine me ne sono non avevi, fatte. Cioè non ti sentivi niente di strano, no, sintomi no, no, non no, ne no. Avevi? Ok. No, non avevo sintomi, dopo aver fatto il test sono usciti tutti in un colpo. Ovviamente, una roba brava psicologica. Sì. Dopo aver fatto il test una bastonata dritta sulla schiena. Certo.
sono stata male dopo fino ai 3 mesi. È normale. Però ai miei l'ho detto attraverso un messaggio perché avevo troppo paura della loro reazione. Un WhatsApp, un SMS. E loro? Allora, mio papà mi ha detto, prendi le tue scelte, fai ciò che tu ritieni più opportuno fare. Ok. E mia mamma invece si è messa a piangere perché aveva paura della reazione di mio papà, più che altro. Che invece è stata molto matura. Sì. Ottimo. Aiuto, non voglio immaginare. Non voglio immaginare. Vediamo se abbiamo altre domande. Hai il desiderio di fare altri figli? Oh, sì. Se sì, che hai dato a Margot da giovane? Allora, hai il desiderio di fare altri figli? Se sì, dato che hai Margot da così giovane, preferiresti avere subito o tra un po'? No, tra... Aspetta, prima di tutto manca il compagno, ce l'abbiamo perché non abbiamo la domanda clou. Stai ancora con sto Nicola o no? No, purtroppo okay. No, non stiamo okay. Più assieme per varie motivazioni, adesso non sto più. Non ci interessano, non le vogliamo neanche esatto. Sapere. Ma comunque è stato un mix proprio di cose, ecco. Comunque non farei un altro figlio adesso, sono sincera. Okay. Adesso mi godo lei, mi concentro su di lei, sto tranquilla. E in futuro, se verrà un altro bambino, ok. E poi se mi trovo un altro compagno che magari non lo vuole, così colà, va bene lo stesso, perché comunque io tu dici, o lei. Una bambina ce l'ho. Ok, sei okay. Felice così. Bello, brava. Quindi abbiamo sfatato anche se questo Nicola c'era o non c'era, in questo momento non fa più parte della relazione. Infatti qua è, sei ancora questo fidanzato? Abbiamo risposto no. Quanti anni ha la bimba? Ce l'ha detto prima, 2. 2 anni ne e mezzo. Ne fai 3 quando? A marzo. A marzo? Il 16 marzo. Tra poco! Eh sì. Tra poco! Quando sei rimasta incinta, i tuoi genitori erano d'accordo di tenerlo? Il papà ti ha detto prendi le tue responsabilità? Neutro, mia mamma sì. Tua mamma era d'accordo, quindi ti ha detto sì, tienilo. Sì. Non ha mai pensato al fatto dell'aborto, mai? No, no. No, anche lei la pensa come me. Ottimo, questa è un'ottima risposta. Poi, ho 2 domande ancora. No, in realtà non di più. Alla fine sei riuscita a continuare gli studi o lo farai tra un po'? O quando no, riuscirai? No, non sono riuscita. È impossibile con un bambino piccolo. Infatti, perché... La Margot è una bambina veramente molto, molto, molto impegnativa. Anche se non sembra, Aspetto la luce? Sì. E vorrai comunque continuarli se riuscirai? Stai ferma. Sì. Se riesco, li continuerò molto volentieri, ma per ora non ce la faccio proprio. Non ce la fai. Non avrei il tempo materiale per star dietro anche agli studi. Sto facendo fatica a farmi la patente. Però la patente è importante, quindi fai bene a farti la patente. Quello tienilo come focus e poi capisci che poi esatto. Massimo trovi un lavoretto e si fa sì, comunque. Sì. Fuori dalle telecamere, come hanno reagito i tuoi genitori a tutto questo? Sia Margot, sia proprio al programma. Come la vivevano il fatto anche di avere sempre il cameraman in casa? Vabbè, mio papà in quel... Allora, i miei genitori sono separati. Quindi... Ma infatti il papà mi sa che non l'abbiamo mai visto. No, no, perché okay. Quando venivano le telecamere... Lui non c'era perché era sempre okay. Lavoro. Mio papà sì, era d'accordo perché comunque avevo già firmato per me. Ok. A posto. Ma comunque prima di farlo gli ho chiesto anche lui se gli andava bene oppure no. Certo. E lui mi ha detto sì sì, cioè fai pure. Anche perché eri minorenne. Sì. Ok. E mia mamma invece l'ha vissuta bene lei. Anche il periodo dell'incidente l'ha vissuto tutto bene, che c'era comunque sì, sempre sì, qualcuno sì, in sì. Casa. Quella che alla fine della trasmissione, quindi quando è nata la Margot e tutto, l'ha vissuta male sono stata io, perché avevo tutti gli ormoni sballati e avere qualcuno con la telecamera mi nervosa. Dà fastidio, certo, lo capisco. Quindi ha dato fastidio dopo il parto. Sì. Anche solo che devi allattare, cambiare il pannolino. Mi sono sentita tremendamente in colpa perché alcune volte gli rispondevo pure male a questa ragazza, certo. Poverina. E dopo gli ho detto, prima che partisse, gli ho detto scusami, guarda, mi sei... Beh, loro lo sanno, non ti devi preoccupare. Loro lo sanno, fa parte del gioco, quindi va benissimo così. Abbiamo ancora qualche minuto che tra poco si chiude la chiamata, vediamo se ne abbiamo ancora una. Le ultime 2. Com'è stato crescere una bambina da così giovane? Hai avuto tante difficoltà? Sì, tantissime. Sì. A partire dalle difficoltà economiche, che quelle, vabbè, sono sempre dietro l'angolo.
Ma poi anche, come si è potuto vedere dalla puntata, non sono riuscita ad allattare perché avendo i capezzoli rovesci, ok, sì, non escono subito. Ok. E la Margo voleva avere tutto subito. Mi sembra giusto. Voleva che io prendessi la tetta e gliela mettessi in bocca e lei ciucciasse così. Senza fare, è cresciuta lo stesso, va bene, uguale. Esatto. E quindi, vabbè, quelle sono state le prime difficoltà, ecco. Poi ne sono subentrate tutto il resto. Ci saranno sempre nella vita, sono, comunque, con un ce figlio. Ce ne sono sempre e stanno continuando ad essercene anche ora. Ma sappi che la vita è fatta così, cioè sì, non è sempre tutto bello, quindi sì, si vive anche nella difficoltà. L'ultima domanda, se ti segui ancora? Certo, tutti i giorni. Raga, io ho trovato la sua conversazione, perché poi io, sapete, è impossibile rispondere a tutti, quindi quando l'ho aperta avevo un miliardo di suoi messaggi, allora si è messo un po' a chiacchierare e in realtà io ho scoperto che con lei avevo già parlato prima, perché lei me l'aveva detto che addirittura aveva la mia felpa nel programma, ma io questa cosa qua l'avevo già bella e che rimossa, perché la sua anche quanta l'ha presa a caso. L'aveva. Ma infatti me l'hanno scritto nei commenti, anche la sorella c'ha la felpa, è stata bellissima questa cosa. E quindi noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi. Vuoi salutare tutte le puzzole che ti guarderanno? Anzi, saluta anche te stessa che ti riguarderai nel video. Grazie a te per avermi dato questa bellissima opportunità. E grazie a tutte le persone che mi seguono, perché da quando hai fatto le mie reaction, brava, mi hanno scritto un sacco di persone. Lascia il tuo Instagram. È pegoraro.marica03. Andre, lo metti tu poi in sovraimpressione, va bene? E salutaci la mamma. Grazie. Va bene. Mia sorella ti saluta. Salutaci la sorella, ciao amore. Dove abitate? Ora siamo a Legnaro, provincia di Padova. Ah dai, siete anche quasi vicino. Quando facciamo un evento a Padova ti invito sul palco, a te la sorella va e bene, la mamma, va bene? Va bene. Ti ringrazio tantissimo. Grazie, ciao a te. Un grosso bacio e spero di risentirti presto. Sì, quando magari nasce questo. Sì. Ah, due, io vado a due, tu sei ancora una. Ciao, grazie ancora. Ciao, grazie. Intanto guardate la mia grafica. Fornello, tegame, è pronta a cucinare prosciutto.